Questa è la copertina di Simone Merlo che ci porta a sud del Brasile, nel Rio Grande do Sul, terra di Veneti. Ci sono quasi più Veneti in Rio Grande do Sul che in Veneto. E partiamo da qui questa sera. Buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3 Ring. Parla di politica, ma guarda sempre a quello che succede in giro per il mondo e quello che succede anche in casa. Do subito il benvenuto al console onorario del Brasile per il Trentino Alto Adige, un trevigiano, Alberto Piz, che è collegato con noi. Buonasera console. Buonasera ai telespettatori. E fra poco arriverò da lei e do il benvenuto anche a Riccardo Mortandello, sindaco di Montegrotto Terme, lo conoscete tutti, candidato all'Europarlamento per la lista Siamo Europei, Azione Socialisti Liberali. Buonasera, sindaco. Buonasera anche a un altro volto che ritorna dopo qualche mese, Cristina Andretta, per 10 anni sindaca di Vedelago, ora candidata all'Europarlamento per Forza Italia. È buonasera collegato a tutti. Anche via Skype, Khaled Al-Zer, presidente della comunità palestinese in Veneto e candidato per la lista, la dico appunto giusta, la dico bene, Al-Zer, Pace, Terra e Dignità, che è la formazione di Santoro. Ecco, adesso ripristiniamo il collegamento audio anche con Al-Zer. Prima però la cronaca, perché c'è un fatto che stiamo seguendo dal tardo pomeriggio, lo sta seguendo per noi sul posto, siamo a Jesolo con il nostro Nicola Marcato. C'è un giallo, un vero e proprio giallo che riguarda questo sessantenne trovato morto in casa, Roberto Basso il suo nome, davanti all'abitazione in via Antiche Mura, se non sbaglio, c'è il nostro Nicola Marcato. Buonasera Nicola. Buonasera a te, buonasera a tutti i telespettatori. È proprio come dicevi tu, è avvolta nel giallo la morte di Roberto Basso, poco più che sessantenne, trovato cadavere qui a Jesolo Paese, nella sua villetta, la villetta che vedete qui alle mie spalle in via Antiche Mura, dove mi trovo proprio in questo momento, da questo pomeriggio insomma, che sono qui, verso le 16 sono arrivato. Sul posto stanno svolgendo gli accertamenti i carabinieri del nucleo investigativo di Venezia e della compagnia di San Donà. Al momento sono al vaglio più ipotesi e non è escluso purtroppo l'omicidio, perché le modalità sono quelle di una morte violenta. Intorno al collo i carabinieri hanno trovato dei segni evidenti e forse non sono gli unici. L'uomo celibe viveva da solo, era proprietario di una tabaccheria nella zona di Lido di Jesolo. Un giallo che i militari dell'arma di Jesolo e San Donà stanno cercando di chiarire, perché si chiedono chi può aver ucciso un uomo così buono e mite come Roberto, che in tanti conoscevano grazie alla sua attività. Una tragedia che ha sconvolto l'intero paese. Sul posto è arrivato anche il pubblico ministero, che è rimasto qui alcune ore. L'abitazione della vittima è in una zona piuttosto isolata. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno anche in comune, a Jesolo, dove ha detto sconvolto il sindaco Christopher De Zotti. Avvertito dalle forze dell'ordine, è giunto qui all'incirca alle 20. Lasciamo lavorare gli investigatori, ha detto il sindaco. I contorni lasciano pensare una vicenda triste. Girando attorno all'abitazione ho notato una scala appoggiata ad un terrazzino, proprio anche gli inquirenti la stavano osservando. Esatto. È possibile che sia stata utilizzata per penetrare all'interno della casa, forse per rubare. Roberto Basso potrebbe essere stato ucciso da dei ladri in un furto, finito in rapina e poi in tragedia. Potrebbe essere questa l'ipotesi più verosimile. Nessuno fra i vicini ha voluto parlare, anche se qualcuno in lontananza e fuori dal microfono mi ha detto che qui nella zona non sono mai avvenuti in passato dei furti nelle abitazioni, e questa è una cosa un po' strana. Gli inquirenti hanno utilizzato, nelle ore che sono rimasto qui, anche prima quando c'era la luce, un drone per effettuare delle riprese dall'alto. I carabinieri hanno utilizzato il drone
molto probabilmente per cercare di trovare un corpo contundente utilizzato per uccidere il povero Roberto. Il giallo per ora rimane fitto, sarà il medico legale a questo punto a stabilire la causa del decesso. Nel frattempo gli investigatori sono all'interno dell'abitazione qui alle mie spalle e stanno scattando numerose foto. E se non ci sono altre domande dallo studio restituisco la linea. Allora io ti ringrazio davvero Nicola per il tuo lavoro, se avrai altri aggiornamenti torneremo a collegarci con te, perché da quello che ho capito insomma le sì. investigazioni e le indagini sono tuttora in corso, ci sono diversi uomini sì, all'interno sì. I carabinieri sono ancora all'interno della casa e la salma è ancora qui. Grazie allora Nicola, torneremo a collegarci con te nel corso di Ring, perché lo potete capire è un fatto particolarmente grave che sta chiaramente sconvolgendo la comunità di Jesolo. Noi ritorniamo al Rio Grande do Sul, ritorniamo al console onorario Piz, che saluto nuovamente. Ci sembrava doveroso questa sera partire appunto da qui, perché è una delle terre più venete al mondo, il Rio Grande do Sul. Ci sono, se non sbaglio, console, 75 morti e quasi 100.000 sfollati. Sì, le confermo. Questi purtroppo sono i numeri che si aggiungono ai oltre 300 comuni che sono stati interessati da questa alluvione. Pensi che in 10 giorni ha piovuto quello che normalmente in questo periodo piove in 3 mesi. Ci sono delle punte dove in alcuni comuni ha piovuto in 24 ore quello che normalmente piove in un mese. E quindi veramente abbiamo dei numeri da catastrofe naturale. Ci sono ancora parecchi sfollati, ci sono dei dispersi ancora, quindi il numero di morti sicuramente tenderà a crescere nel tempo, ma soprattutto c'è uno stato completamente distrutto, per cui mezzi di comunicazione, strade, luce, si pensi che ci sono diverse centinaia di migliaia di persone che non hanno l'accesso all'acqua potabile. Quindi veramente una situazione che in questo momento ancora è drammatica, nonostante il tempo abbia incominciato ad essere più clemente. Gli abitanti di origine veneta in Rio Grande do Sul, immagino la maggior parte. Scusi, no. Mi sente, console, le ho chiesto quanti sono orientativamente gli abitanti di origine veneta in Rio Grande do Sul. Allora, gli abitanti di origine italiana e i veneti sono sicuramente la maggior parte, si conta circa il 55%, sia di origine veneta sono oltre 3 milioni, ma a questi si vanno a unire quelli di origine lombarda, trentina, friulana, tutte persone operose che hanno costruito la fortuna del Rio Grande do Sul con la famosa emigrazione del 1875. Possiamo definirlo un altro Veneto nel sud del Brasile, un altro Veneto? Assolutamente sì, anche se a me piace ricordarlo più come la 21ª regione italiana, perché poi quando sono emigrati i veneti, lì si sono stabiliti, si sono integrati con gli altri emigranti italiani, hanno costituito una bellissima comunità, sicuramente la leader, sono dei leader e quindi si ricorda sempre i veneti, ma soprattutto quando poi si emigra si resta italiani. Rio Grande do Sul ha parlato oggi a Palazzo Balbi in una conferenza stampa lo stesso presidente della regione del Veneto Luca Zaia, che ha ricordato questo legame profondissimo tra Veneto e Rio Grande. Sentite Zaia.
Consideri che è stato colpito il Rio Grande do Sul, dove la lingua ufficiale è il veneto, le dico solo questo, dove i cognomi ufficiali sono quelli dei nostri veneti, quelli che troviamo nel nostro Veneto, in quello che era una volta l'elenco telefonico. Consideri che i nomi delle città sono quelli delle nostre città, Nuova Treviso, Nuova Montebelluna, e tutti i nomi che riprendono i nostri territori. Noi siamo vicini alla comunità, io ho scritto anche al governatore, al collega, e penso che sia fondamentale continuare ad essere vicini a loro. Ho dato totale e piena disponibilità per qualsiasi necessità. 50 morti, che sono già un numero pauroso, ma soprattutto la devastazione che questa alluvione sta creando e ha creato nelle prime ore. Queste le parole di Zaia, console Pizza, resti con noi, ho altro da chiederle, però vedendo queste immagini che sono veramente scioccanti, il tema è quello del cambiamento climatico, che poi anche sul tavolo dell'Europa che verrà, è un tema europeo, di politica europea, Mortandello. Sì, anzitutto piena vicinanza alla popolazione coinvolta. Ho avuto modo di sentire anche alcuni brasiliani che sono tornati in Italia. Tutti i nostri comuni sono coinvolti anche da questo ritorno di tanti brasiliani in Italia. La situazione ovviamente se ne parla perché è stata catastrofica, ma quotidianamente vediamo che questi cambiamenti climatici caratterizzano sempre più spesso anche le nostre comunità. Ora, è una tematica che spesso è preda anche di facili proclami da chi invoca un Green Deal tutto subito, anche magari senza le coperture economiche, ma è altrettanto vero che si presta anche al populismo e di chi dice dobbiamo restare fermi perché il cambiamento climatico non esiste. In realtà il buon senso sta sempre nel mezzo. Ora noi come sistema Europa abbiamo una grande occasione e penso che alcune riflessioni le faranno anche a livello governativo in Brasile, dove c'è stato un cambio di rotta con il ritorno di Lula dopo essere stato in carcere. Ossia, cosa fare? Si deve andare verso a una prospettiva verde che però sia anche economicamente sostenibile, e parlo in maniera consapevole e anche coinvolta, dove nel nostro territorio, grazie al PNRR, stiamo andando verso quell'obiettivo che è la riduzione di CO2 entro il 2030 e 2050, utilizzando un fattore energetico che è quello, il calore delle acque di risulta degli alberghi, che esiste da 3.000 anni. Questo per dire che in tante circostanze, in tanti comuni italiani, ma sono convinto anche nel Brasile, ci sia già l'opportunità con finanziamenti mirati di andare incontro a un Green Deal, a uno sviluppo verde che non sia solo propaganda elettorale di una parte politica piuttosto di un'altra, ma che sia realmente sostenibile e che impedisca questa accelerazione improvvisa del cambiamento climatico che, a prescindere da tutte le nostre buone volontà, nei prossimi almeno 10-15 anni andrà avanti. Andretta, il tema, le tematiche green sono da settimane, da mesi al centro anche del dibattito politico. All'inizio dell'anno i primi a sollevarla in maniera abbastanza critica sono stati gli agricoltori, la protesta dei trattori, poi è arrivata la direttiva case green, insomma ci sarebbe tanto da dire. Su questo cosa deve fare l'Europa? L'Europa probabilmente deve fare una politica ambientale, quindi parliamo di Green Deal, meno idealistico e più realistico. Quando si parla di politiche ambientali spesso magari usiamo termini e ideali, parliamo di grandi valori e dopo però ci dimentichiamo che ogni scelta a livello europeo deve essere condivisa e soprattutto non deve andare a danneggiare i grandi settori come l'automotive, piuttosto che la siderurgia, piuttosto che l'agricoltura. Quindi quello che dobbiamo fare grazie all'Europa, grazie a una politica comunitaria europea, è proprio quella di andare a concretizzare questi temi e andare a realizzare sostanzialmente nel territorio e ascoltando quello che è il territorio, senza dimenticarsi che l'Italia ha una sua specificità, così come altri paesi, quindi devono essere tenuti in considerazione. Si rischia di correre troppo? Si rischia di fare il male dell'impresa, che poi fare il male dell'impresa significa fare il male del lavoro, e quindi tocchiamo il tema dell'occupazione, e a volte magari si rischia di parlare di ideali, di valori, senza magari andare nel concreto con quelle che possono essere le best practice, oppure quando si parla di energie rinnovabili bisogna sicuramente avere anche una politica di autonomia delle energie rinnovabili e non sempre dipendere dagli altri paesi.
Khaled Al-Zer, il termine terra è tra i tre nomi evocati dalla vostra lista. Serve un'Europa più green o meno green? Serve un'Europa perché l'Europa di questi ultimi tempi non fa che slogan vuoti, insomma sì, ci sa qualche progetto serio sulla cambiamento climatico, non a caso la nostra lista si chiama Pace, Terra e Dignità. Se non convertiamo l'economia di questo continente in un'economia di pace, non avremo risorse sufficienti per poter parlare della terra, della sua redistribuzione, delle sue risorse, del razionamento e della conversione delle nostre industrie in industrie più compatibile con la limitatezza delle risorse e la fine del ciclo delle risorse che ormai del fossile che è stato sfruttato fino all'ultima goccia. Dunque prima facciamo l'Europa, facciamo un'Europa seria che faccia una politica seria europea che segua gli interessi degli europei, non gli interessi dei lobby delle armi oltreoceano, dunque facendo una politica di pace per primo, avrai anche le risorse serie per poter convertire le industrie in maniera graduale, soft e non demagogica. E qui lei mi dà, Al-Zer, mi dà l'assist per il sondaggio di questa sera che parla proprio di armamenti, di corsa agli armamenti, venti di guerra, giusto aumentare le spese militari, se sì il numero in verde lo vedete, se no il numero ovviamente in rosso. Stanno già arrivando migliaia di telefonate perché è da oggi a mezzogiorno che vi proponiamo questo tema, ma lo svolgeremo nel corso di Ring. Fra poco ci raggiungeranno anche Sabrina Pignedoli, capolista del Movimento 5 Stelle Nord-Est, e Claudio Borgia di Fratelli d'Italia, presidente provinciale per Treviso. Però appunto Al-Zer toccava il tema delle risorse, ed è un tema questo delle risorse, perché parliamo tutti di transizione green, in linea di principio la maggior parte delle persone, delle imprese è d'accordo, però poi alla fine chi paga? Chi paga? Questa è una bella domanda, chi paga? È per questo che bisogna effettivamente aumentare le nostre politiche e aumentare sicuramente la coesione tra i paesi. Io ritengo fondamentale quella della condivisione, però ritengo anche poco e forse anche strumentale il fatto che a volte magari ci dimentichiamo le nostre specificità. Dobbiamo avere delle politiche che consentano di investire, ma che gli investimenti che vengono fatti all'interno dei propri stati siano gli investimenti che non vanno anche a danni dei bilanci nostri statali. Abbiamo visto per esempio il bonus, cosa ha fatto, no? Il famoso bonus 110 che ha incentivato sicuramente un ramo dell'edilizia e anche magari un edificio più green e ecosostenibile, e dall'altra parte ha creato un danno di 40 miliardi circa all'interno dei bilanci italiani, e quindi questo sono 40 miliardi in meno di soldi, di introiti che lo Stato non può più avere. Quindi una politica sicuramente condivisa europea su questo deve attuarsi più che altro. Ma lei, Al-Zer, ha capito chi paga questa svolta green, no? Chiamiamola così. Sì, sono sempre i soliti quelli che hanno finora pagato tutto. Ma la svolta green pare che sia ormai superata verso la corsa del riarmamento. Noi siamo dentro una terza guerra mondiale strisciante, e questo non lo dico io, me lo dice il Santo Padre, e ce ne dobbiamo rendere conto. Ci stanno le minacce di una guerra nucleare. Pare che hanno lanciato la conversione green, ma poi sembra che più redditizio per qualcuno invece è quello di aumentare le risorse dedicate a farci del male, a far fuori miliardi di persone, perché è una guerra nucleare, come diceva un certo Albert Einstein. Io non so come sarà la terza guerra mondiale, ma so per certo come sarà quella della quarta guerra mondiale, che sarà combattuta con i bastoni, con i sassi. Allora o ci svegliamo, ci rendiamo conto che qui altro che green, erano slogan anche che dei piani che erano
al limite della realizzabilità. Chi paga? Pagherebbero i cittadini europei che stanno comunque già pagando. Pagare 40 miliardi di euro l'anno per aumentare la spesa militare al 2% del PIL italiano è un spreco. E se l'Europa decide di fare una economia di pace, dunque quelle spese potrebbero anche essere dimezzate, e sai, con 20.000 miliardi riesco a fare conversioni green, serie, e con risorse fresche, invece di mandarle verso le tasche di pochi industriali che producono armi e uccidere migliaia di persone. E qui torniamo ovviamente al tema di prima, Mortandello. Lei, ecco, che impressione ha? Chi sta pagando? Perché comunque questa svolta green per certi versi è già iniziata. Però chi sta pagando? La svolta è iniziata e sarà ineluttabile. Torno un attimino però sul concetto della pace, perché se noi in Europa abbiamo la pace da 70 anni, lo dobbiamo anche all'Unione Europea, non dobbiamo scordarcelo. Perché non bisogna descrivere l'Europa come guerra fondaia. Però noi dobbiamo trarre anche un insegnamento dai latini e dai romani che dicevano: se vuoi la pace, prepara la guerra. Questo per dire che il tema della pace non è un tema che deve riguardare solo l'Europa, ma deve riguardare lo scacchiere geopolitico. E noi siamo in presenza di organismi internazionali che ormai sono obsoleti, vanno rivisti nei regolamenti, quindi non vorrei che si riconducesse un tema che è geopolitico globale come baluardo dell'Europa, perché corriamo un rischio. Pace non è pacifismo. Assolutamente, il principio di Gino Strada è quello. Io non sono pacifista, io sono contro la guerra. Però se tutto il mondo si arma, si struttura, l'Europa è l'unica che deve stare a guardare le follie che fanno presidenti come Putin, che si sveglia la mattina e invade uno stato straniero, o quello che succede in altre zone del mondo, perché ci dimentichiamo la Cina, ci dimentichiamo l'India, c'è una corsa agli armamenti. Quindi io sono assolutamente convinto che l'Europa debba farsi trovare attrezzata anche in scenari dove qualcuno in maniera folle pensa che la guerra sia la soluzione ai conflitti. Noi possiamo farlo perché da 70 anni viviamo in pace, nonostante tutto ciò che ci gira attorno. Diciamo, dico ecco anche una di cosa, più. Poi ci ritorniamo, Mortandello. Diciamo che si investe nel green o si investe negli armamenti. Non è nel vero. Senso, possono andare assieme le due cose. Il Green Deal europeo che è stato fatto va completamente rivisto, perché una non esclude l'altra, una strada assolutamente non esclude l'altra. No, anzi sono entrambe funzionali e strategiche per gli interessi degli europei. Come succede nei comuni, bisogna darsi degli obiettivi, magari in campagna elettorale c'è una narrazione un po' più artistica e colorita, ma quando si governa e si amministra bisogna darsi degli obiettivi raggiungibili, perché è assurdo darsi degli obiettivi che già si sa in partenza che non possono essere raggiunti. Quindi il Green Deal va rivisto completamente secondo delle attuazioni che siano sostenibili. Poi nelle grandi trasformazioni è ovvio che si va a toccare qualche potere consolidato, qualche abitudine, però bisogna avere il coraggio del cambiamento, e soprattutto questo cambiamento non deve lasciare dei morti per strada, ma va accompagnato. In questo frangente noi abbiamo molto da imparare. Cito sempre tutti i soldi pubblici che sono stati dati per favorire il trasporto su gomma, e oggi ci troviamo che chi ha beneficiato di queste cose, di questi soldi pubblici, va a pagare le tasse altrove. Quindi serve anche in un'Europa un'uniformità di visione. Perché dico questo? Perché sia sui temi del Green Deal, ma soprattutto sui temi strategici e che riguardano la pace, non esiste un'Europa. Esistono delle potenze che hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale, e esistono delle altre potenze, e siamo ancora schiavi della spartizione di Yalta, come l'Italia, che la guerra non l'hanno vinta e che devono subire determinati accordi presi 70 anni fa. Allora, fatemi ritornare dal console Pizza, poi appunto vi ricordo entrano in diretta con noi anche Pignedoli 5 Stelle e Borgia Fratelli d'Italia. Restiamo sul Rio Grande do Sul. Il Veneto, console Pizza, si sta mobilitando, diversi comuni che sono gemellati proprio con il Rio Grande. Come vi state muovendo? So che c'è una macchina della solidarietà in azione. Sì, è già iniziata la macchina della solidarietà, ma non solo in Veneto.
praticamente in parecchie regioni del nord. Io sono in Trentino e il sindaco Ianeselli ha avuto oggi una conversazione con me per chiedermi come poteva mettersi a disposizione per aiutare i discendenti dei trentini in Trentino che hanno famiglie ancora in Brasile. Ci sono parecchi comuni del Trentino che sono gemellati con il Brasile. So di iniziative partite anche in Veneto, una per tutte quella del sindaco Chies, che leggevo sui giornali, si è mosso nella maniera migliore, quindi istituzionalizzando la raccolta dei fondi in modo che non si disperdano in tivoli e vadano poi a cadere in quello che è il conto corrente per dallo Stato del Rio Grande do Sul e dal governatore che sta gestendo questa drammatica situazione. Senta console, per aiutare queste popolazioni in maniera concreta e senza incorrere in rischi, no? Sappiamo la rete che è piena di questi rischi, che canali possiamo attivare? Quali sono i canali ufficiali? Beh, esiste un conto corrente in Brasile dedicato, che è il conto corrente intestato allo Stato del Rio Grande do Sul, come se fosse una delle nostre regioni, e dopodiché chi volesse fare beneficenza lo invito a passare per le forme istituzionali, quindi quando si muovono le autorità locali, posso pensare ai sindaci, ai presidenti di regione, aderire a questo tipo di iniziative. Chi ha la fortuna di avere degli amici, dei contatti in Brasile e di poter operare direttamente su conti esteri può affidarsi anche a questo tipo di persone. Sicuramente le istituzioni sono un organo di garanzia e quindi è la cosa migliore affidarsi alle istituzioni. E Andretta, lei da sindaco di lungo corso, immagino che appunto abbia avuto diversi rapporti con il Brasile o comunque con... Sì, beh, chiaramente come diceva il console Piz, che saluto perché ci conosciamo, e abbiamo tutti tanti parenti, insomma è una 21ª regione d'Italia come diceva lui, e quindi sicuramente innanzitutto esprimiamo la nostra vicinanza in questa drammatica tragedia che è accaduta. Quando ci sono popolazioni in difficoltà, il Veneto ha sempre risposto con una grande vicinanza. Noi veneti siamo sempre quelli che si tirano un po' sulle mani, che si danno da fare per aiutare, e quindi promuovere anche i canali istituzionali è sempre la cosa più opportuna, perché chiaramente diventano i più operativi e poi tra comuni ci si mette pure in rete poi con le altre istituzioni. Quindi invitiamo tutti chiaramente a pensare che con un piccolo gesto, insomma, si possa sostenere questa popolazione in grandissima difficoltà, dove la natura ha fatto nuovamente è prevalsa nuovamente su tutto quello che sono le infrastrutture, tutto quello che l'uomo ha creato, perché poi alla fine la forza della natura è sempre al primo posto. Diciamo che quando parliamo poi di cambiamenti climatici, penso al Brasile, penso anche alla campagna elettorale di qualche mese fa, Bolsonaro Lula era molto concentrata, console, adesso non la voglio tirare per la giacchetta, ci mancherebbe in temi politici, ma era molto concentrata, incentrata sulle tematiche green, sulle tematiche ambientali, l'Amazzonia, la deforestazione. Sì, sono tematiche che in tutte le campagne elettorali, ma io direi globalmente, sono dei temi, perché ci siamo resi conto che sono temi che non possono non essere discussi. Logicamente il Brasile è la terra che ospita uno dei polmoni verdi del mondo, anche se l'ossigeno per la grande parte viene prodotto dai mari, è un po' un immaginario comune che sia l'Amazzonia che rifornisce tutto il mondo di ossigeno, però è un polmone verde, va preservato, ci sono delle biodiversità importantissime. Non scordiamo che in Amazzonia ci sono delle popolazioni indigene che vanno tutelate, perché il deforestamento poi porta a una migrazione di queste persone e uno spostamento da luoghi che sono migliaia di anni che sono abitati, e quindi credo che entrambi i presidenti abbiano anzi a cuore questo tema.
Allora, Piz, io la ringrazio, ovviamente ci teniamo in contatto per le vostre iniziative che appunto riguardano interi territori, non solo il Veneto, ho fatto bene a ricordarlo, quindi la ringrazio, grazie. Alberto Piz, console onorario del Brasile per il Trentino Alto Adige, trevigiano, insomma, Alberto Piz, in tanti lo conoscono a Treviso, grazie. E Piz, stanno arrivando tanti messaggi, vi ringrazio, ringrazio dalla regia Simone Merlo, Tony Esposito, come vedete è una diretta anche molto veloce perché ritorneremo a collegarci con Jesolo, con Nicola Marcato per il caso di questo tabaccaio sessantenne Roberto Basso che è stato trovato morto all'interno della propria abitazione, è un vero e proprio giallo, si sospetta appunto che ci sia un omicidio, questa l'abitazione, queste le immagini del nostro Nicola Marcato, sul posto ci sono uomini e mezzi, c'è ovviamente il nucleo scientifico, si sta cristallizzando ovviamente la scena di quello che potrebbe essere un crimine. Utilizzo ovviamente tutti i condizionali del caso, però appunto sono stati trovati anche dei segni sul collo di questo uomo, una zona molto tranquilla, isolata, lui viveva in casa da solo, insomma non si può escludere una rapina, anche se avete sentito i vicini di casa parlano di una zona tranquilla. Allora facciamo così, abbiamo un minuto di pubblicità, poi ritorniamo con Andretta Mortandello al ZER e ci raggiungeranno anche Sabrina Pignedoli e Claudio Borgia fra poco. Di nuovo a Ring, siamo in attesa di ricollegarci nuovamente con Jesolo, con il nostro Nicola Marcato, questione forse di minuti per tutti gli aggiornamenti appunto da Jesolo, quest'uomo ritrovato morto nella propria abitazione, ma restiamo sui temi della cronaca e dell'attualità. C'è ancora un incidente sul lavoro di cui dobbiamo darvi conto, è una strage senza fine, un'altra strage sul lavoro, lo possiamo vedere dall'ANSA.it, 5 operai morti a Casteldaccia, siamo in Sicilia, uccisi dalle esalazioni, non avevano le mascherine, erano impegnati in lavori fognari, un collega ferito è grave, il comandante dei vigili del fuoco, non sono state prese le dovute precauzioni. In Italia si continua a morire sul lavoro, come sapete il dibattito è più aperto che mai, se ne è parlato la scorsa settimana in occasione del 1° maggio, ma Khaled Alzer, è una strage davvero senza fine e i numeri italiani sono impressionanti. Alzer. Sì, è chiaro che posti dove investire soldi invece che nelle armamenti, nelle speranze di battere gli altri con una guerra nucleare, potrebbe essere quella di migliorare le condizioni del lavoro e impedire questa strage, questa guerra continua. Sentire una caricatura del tipo viviamo da 70 anni in una pace in tutta l'Europa, non si capisce quale pace ha vissuto l'Europa, se trascura la Serbia e la guerra nei Balcani, se trascura tutti i morti che sono avvenuti anche in quei paesi lì, onestamente è un po' caricaturale questa pace. La pace può essere garantita quando c'erano dei statisti europei, l'ultimo era la Merkel, adesso è l'Europa, ahimè l'Unione Europea, che è da ribaltare e non da subire patti di 70 anni fa. Bisogna che torni a fare l'Europa, a fare una politica con, di pace con i suoi vicini, impedire che le guerre scoppiano ai confini per interesse di qualche venditore di F-16 e di qualche caro. Quindi lei dice, Alzer, è una caricatura l'immagine che Mortandello dà della pace dell'Europa. Mortandello, io vuole non ho replicare. Parlato di pace in Europa, ho parlato di pace nell'Unione Europea. Ed è proprio questo il motivo che sta spingendo non soltanto l'Ucraina a chiedere di entrare in Unione Europea, ma anche la Georgia, dove il 20% dei territori ci sono stato recentemente, sono occupati militarmente dai russi e hanno il terrore che una mattina si svegli il buon Putin e li bombardi un'altra volta. Quindi è l'Unione Europea che garantisce la pace all'Europa, esattamente come sta avvenendo in Slovenia, in Croazia,
e la Bosnia-Erzegovina non vede l'ora di entrare in Unione Europea. Quindi essere parte dell'Unione Europea significa avere la garanzia di pace. Ma la pace va costruita non con le parole o coi buoni ideali. Perché prima leggevo un messaggino che è arrivato. Cosa vuoi che ci importi a noi dell'Ucraina? Il problema dell'Ucraina è il problema dell'Europa. E noi dobbiamo partire da un presupposto che, piaccia o non piaccia, noi siamo orientati in un'alleanza atlantica che ci ha tutelato in tantissime circostanze, ci ha anche penalizzato come sistema Italia in altre, basti pensare alle primavere arabe dove Berlusconi aveva ragione da vendere, abbiamo visto il disastro che si è creato. Quello che garantisce la pace è l'Unione Europea, però garantire la pace non significa soccombere ai dittatori che ci circondano, ma rispondere a tono con una politica che sia chiara, e questo lo devono capire tutti, perché la politica estera dell'Unione Europea non può essere più fatta da 20 stati, e per fortuna che in Germania abbiamo avuto la Merkel che ha tenuto il baluardo dritto, ma deve essere fatta a una voce sola, anche se questo dovrà corrispondere a una mediazione tra gli stati. E questo messaggio dovrebbe capirlo più che il centro-sinistra, la destra, che negli anni ha fatto sempre spallucce rispetto a una voce unica dell'Europa in tutto il mondo. Però appunto, rimanendo, c'era al zero? Non così. Allora, fatemi dire una cosa prima che il tempo passa. Sicuramente esprimo la mia solidarietà ai migranti veneti che vivono nel sud del Brasile. Li capiamo, li sentiamo, sentiamo il loro dolore e speriamo che superino questo alluvione, come hanno superato moltissime altre difficoltà, fra le quali l'impatto di vivere migranti in un paese così lontano dalla propria terra. Esprimo la solidarietà alla gente che subisce la guerra in Ucraina e subisce da 7 mesi un genocidio a Gaza. Non è accettabile, non è possibile stare a guardare o stare dalla parte sbagliata della storia. Qua o si sostiene la pace o si sostiene la guerra. Non esistono mezze misure. Dunque la pace vuol dire una politica di buon vicinato, non è quella di armarci o armare gli altri. L'Italia dell'articolo 11 bisogna che si svegli e si dichiara che no, non ci arrendiamo ai patti perché abbiamo perso la guerra 70 anni fa, ma questa è una resa incondizionata agli interessi di Biden e della sua cricca. Non è possibile accettare che l'Unione Europea venga distrutta perché venga buttata in una guerra contro la Russia nucleare. E forse voglio far ricordare che Macron dice che vuole mandare soldati francesi e europei lì in Ucraina. Per ora l'Unione Europea dice di no, però non ci sono uomini nella politica europea tale che battono il pugno sul tavolo davanti a Biden e dicono no, noi la guerra non la vogliamo fare, vogliamo scendere ai compromessi a fare una trattativa di pace, non armare gli ucraini e farli morire. Per il momento la guerra si fa con il sangue ucraino fra Russia e Ucraina. Ma fra poco arriva anche qua, io non voglio rassegnarmi a questo. Armarci perché Cina, India e Russia sono cattivi vuol dire terza guerra mondiale. Ma non si impara della storia, ma non è possibile questo. Non è possibile non imparare che bisogna stare dalla parte giusta della storia. Fermiamo questa escalation, fermiamo la terza guerra mondiale. Senta, non possiamo stare indifferenti. Chiarissimo. Andretta. La pace, cioè, voglio chiarire un concetto, la pace non è né di destra né di sinistra, la pace è pace e tutti noi vogliamo la pace, e quindi una cosa è parlare di ideologia, una cosa poi è andare nel dettaglio. Concordo magari con il collega sul fatto che dobbiamo essere fedeli al patto atlantico, quindi continuare a sedersi al tavolo con Stati Uniti e andare avanti in una difesa. Quello che manca oggi è il peso dell'Europa, perché l'Europa all'interno di un patto atlantico in questo momento non sta pesando. Perché? Perché non ha una linea di difesa comunitaria europea, non ha una linea comune. Quindi quello che noi sosteniamo è quello di andare a lavorare su una linea di difesa comunitaria, che significa andarsi a sedere al tavolo, avere noi una strategia di pace, perché la guerra in casa ce l'abbiamo noi, e quindi non è corretto
che ne pensi e si sedano al tavolo Stati Uniti e Cina e Russia e l'Europa pesi poco, nel momento in cui noi abbiamo una politica, quindi una geopolitica, come diceva prima, di difesa comunitaria, probabilmente possiamo sederci al tavolo e l'Europa deve contare. Però per avere una geopolitica anche di difesa comunitaria serve aumentare le spese militari. Ma non è questo il non punto. È necessario. Non è necessario aumentare le spese militari, perché noi abbiamo sempre detto, e credo che questo abbiamo sentito molte dichiarazioni, siano d'accordo tutti nel fatto che nessuno vuole mandare militari, tantomeno anche il ministro Tajani dice nessuno vuole mandare soldati italiani a combattere la guerra. Noi dobbiamo portarli tutti su un tavolo di pace, ma per portarli dobbiamo avere una politica strategica, economica e di pace e di difesa della comunità europea, che significa anche difesa dei confini, che significa anche il tema di immigrazione. Cioè non possiamo continuare che questo tema anche dell'immigrazione sia costantemente un tema italiano. La difesa dei confini è un tema europeo. Bene che il ministro Piantedosi abbia fatto la compartecipazione delle spese lì dove arrivano appunto gli immigrati e quando i paesi magari si sottraggono nel ricevere gli immigrati, ma non basta una partecipazione economica, stiamo parlando di persone, stiamo parlando di difesa dei confini e l'Europa deve tornare a contare all'interno del patto atlantico così come era stato pensato, ma poi non è stato realizzato. Ma allora però non capisco una cosa, questo aumento delle spese militari lo chiede sostanzialmente la NATO, probabilmente sarà una delle proposte sul tavolo mercoledì nell'incontro tra Meloni e Stoltenberg. Questo aumento delle spese militari l'Italia se lo può permettere, Mortandello? Ma in realtà la NATO non ci sta chiedendo niente di straordinario. In base all'accordo una percentuale del PIL deve essere destinato alle spese militari. Questo accordo di fatto non è mai stato rispettato. Ora gli Stati Uniti, che da un punto di vista economico stanno facendo un po' il gioco delle parti, si trovano a chiedere quanto pattuito, perché ovviamente loro stanno svuotando i loro arsenali, sfruttando anche il ruolo dell'Europa e penalizzando l'Europa. Io non sto santificando chi vende le armi, sto solo dicendo che se noi siamo in un patto atlantico, nella NATO, abbiamo delle condizioni che sono scritte nero su bianco, quindi gli Stati Uniti, soprattutto nei confronti dell'Italia, che hanno vinto la guerra e noi siamo purtroppo i perdenti ancora dopo 70 anni e l'unica chance che abbiamo per essere riabilitati, perché la guerra l'abbiamo persa, è grazie all'Unione Europea, dobbiamo andare a ritrattare determinate dinamiche che, attenzione, non legano la NATO all'Europa, ma legano la NATO a singoli stati. Fate caso a questa cosa. Quindi c'è l'esigenza di un'Europa sempre più coesa, perché anche quello schema che è nato dal patto atlantico e dal patto di Varsavia ormai è superato a Varsavia, dobbiamo superarlo anche qui, sapendo che questa cosa non è gradita agli americani. Aggiungo una cosa, non concentriamoci solo guardando l'Ucraina, la Georgia. C'è tutta un'opera di destabilizzazione anche in Africa che dura da anni con la Cina. Nessuno parla di quello che sta avvenendo in Sud Sudan, dove i morti sono migliaia e migliaia al giorno. Quindi dobbiamo avere il coraggio di predisporre degli atti a livello europeo per contenere le minacce che arrivano da fuori e che rischiano seriamente di contaminare quella pace che in Unione Europea abbiamo costruito e che vogliamo mantenere nonostante i pazzi che ci circondano. Comunque l'Italia non se lo può permettere. Diamo una risposta. Il 2% del PIL. Siamo obbligati da accordi internazionali, sì, e loro pretendono. Non potremmo permettercelo, e al di là di non potercelo permettere, non sarebbe corretto parlare A scapito della sanità. Sì, allora, Alzer, fra poco ritorno da lei. C'è il collega Marcato da Jesolo che mi chiede la linea per tutti gli aggiornamenti sul caso del sessantenne ritrovato morto nella propria abitazione. Nicola. Ecco, buonasera, sono sempre qui fuori
dall'abitazione, dalla villa di Roberto Basso. È arrivato un furgone trasporto salme, è entrato dentro al giardino, e dentro in casa ci sono ancora dei carabinieri, altri sono usciti per andare a sentire se qualche vicino aveva visto qualcosa, aveva sentito qualcosa, hanno percorso tutta la via per suonare i campanelli di tutte le abitazioni, ma nel frattempo ecco, la situazione sta per quasi terminare, gli inquirenti stanno per uscire, tra poco trasporteranno la salma ecco, in obitorio e poi sarà il medico legale a capire per cosa è deceduto il povero Roberto Basso. Ecco, quindi diciamo che con ogni probabilità la scena dell'eventuale crimine è stata sufficientemente cristallizzata, Nicola. E adesso ovviamente sarà l'anatomopatologo a fare i rilievi del caso, ci sarà probabilmente un primo esame autoptico, però dei segni sul collo sono stati ritrovati, questo me lo puoi riconfermare nuovamente? Sì, sono stati ritrovati dei segni sul collo e devo dirti anche che poi gli inquirenti hanno utilizzato un drone, qui si diceva che il drone potesse servire forse per cercare di trovare un corpo contundente, per cui i segni sul cadavere non sono solo sul collo, probabilmente chi ha ucciso Roberto, se si tratta di omicidio, ma è molto probabile sia un omicidio, abbia utilizzato anche degli altri oggetti. Il drone l'hanno fatto volare per circa mezz'ora, però poi hanno dovuto farlo atterrare perché stava facendo buio. E Nicola, poi ma come è stato... ti dicevo prima, cioè qui si pensa che sia un furto finito in rapina e purtroppo poi in tragedia, ecco, questo lascia supporre insomma quello che hanno visto gli investigatori. Tra l'altro è uscita da poco un'ANSA che dà altri dettagli. Basso, 64 anni e celibe, era proprietario di una tabaccheria nella zona del Lido di Jesolo e aveva un'altra compartecipazione economica in un albergo assieme a un fratello. Da poco aveva perso la madre che viveva con lui e quindi stava da solo in questa abitazione, una villetta, come ci ha raccontato Nicola, isolata da altri edifici residenziali appunto della zona. Poi per il resto non ci sono dettagli, non ci sono aggiornamenti rispetto a quello che ci ha detto Nicola Marcato. Sì, guarda, è proprio un vero e proprio fulmine a ciel sereno perché anche i parenti che sono venuti qui una cosa del genere non se la sarebbero mai aspettata, hanno però preferito non parlare anche perché non erano ben informati, ma tutti si chiedono insomma come mai un uomo così buono, così mite come era Roberto possa essere stato ucciso, insomma. Ecco, perché anche le agenzie in questo momento dicono sul collo di Basso emerso un elemento che potrebbe far propendere per l'ipotesi più grave e quindi sarebbero stati trovati questi segni che potrebbero far pensare anche a uno strangolamento oltre al trauma cranico dovuto alla caduta al suolo, però appunto si tratta di un primo elemento che sarà suffragato con l'autopsia. È chiaramente aperto un fascicolo, non si esclude al momento nemmeno la pista dell'incidente domestico, ma risulta al momento appunto minoritaria, insomma, una delle ipotesi minori. Grazie davvero Nicola Marcato, vuoi aggiungere altro? Grazie a voi. Ti ringrazio, grazie Nicola, buon lavoro davvero. Così dunque a Jesolo. Allora, siamo pronti a riprendere il dibattito politico con Andretta Mortandello al ZER. Mi dicono che forse si sta collegando, forse si è già collegata anche Sabrina Pignedoli del Movimento 5 Stelle e ci raggiunge a breve anche Claudio Borgia, che sta ultimando le liste per le comunali in provincia di Treviso. A fra pochissimo.
Di nuovo in diretta, Ring, Andretta, Forza Italia, a Mortandello, siamo europei, sindaco di Montegrotto, Alzer, presidente della comunità palestinese in Veneto e candidato con la lista di Santoro, lo dico per sintetizzare, Alzer. Si aggiunge Sabrina Pignedoli, capolista del Movimento 5 Stelle a Nord-Est. Buonasera Pignedoli, europarlamentare uscente. Senta, mi pare che il suo nome sia stato tra i pochi accolti senza polemiche all'interno dei vari partiti. Sì, sembra di sì. Insomma, in questi 5 anni ho lavorato molto anche sul territorio, quindi devo dire che c'ho un ottimo sostegno dalla base del movimento e quindi sono molto contenta e ringrazio soprattutto i tantissimi attivisti che mi hanno aiutato nel mio lavoro in questi 5 anni. E senta Pignedoli, noi stiamo parlando in questo momento dei temi del giorno su tutti, questa corsa agli armamenti, questi venti di guerra sempre più forti dall'Ucraina alla terra di Palestina. Voi come vi ponete come Movimento 5 Stelle? Ricordiamo che attualmente il Movimento 5 Stelle appoggia von der Leyen sostanzialmente. Cosa farete nei prossimi mesi? Cosa farete in questa campagna elettorale? Allora, diciamo che il Movimento 5 Stelle ha appoggiato la von der Leyen all'inizio della legislatura quando ha presentato un programma con il Green New Deal. Adesso, diciamo così, dopo il grosso passo indietro che ha fatto sulle politiche ambientali e i grandi passi avanti che ha fatto sulla militarizzazione dell'Europa, questo appoggio chiaramente non c'è più. E noi abbiamo messo anche sul nostro logo la pace, il simbolo della pace, perché per noi è fondamentale, è sostanzialmente la nostra linea guida per la prossima legislatura. E quindi difficilmente riappoggerete una von der Leyen presidente della commissione? Molto difficilmente, dovrebbe cambiare totalmente la sua visione, insomma. Abbiamo visto appunto a livello ambientale che cosa ha fatto e ha portato avanti delle ottime, all'inizio erano ottime politiche ambientali e poi dopo ha fatto dei passi indietro veramente poco giustificati più che altro dal fatto di voler fare un altro mandato e quindi qualcuno evidentemente, qualche altra forza gliel'ha chiesto e soprattutto quello che noi non possiamo assolutamente accettare è questa politica di voler comprare armi e voler militarizzare l'Europa e state attenti, noi non siamo contro una difesa comune europea, noi siamo a favore di una difesa comune europea che però non deve essere un aumento dei costi per le spese militari. Deve servire a diminuire questo tipo di costi, perché con una difesa comune sarà possibile fare acquisti in maniera comune e soprattutto avere una linea di difesa che sia quella di tutti gli stati. Quindi per lei non è incompatibile il fatto che ci sia un esercito comune europeo con risparmio sostanzialmente, anzi. Certo, deve essere basato su questa linea. Noi l'abbiamo sempre detto e l'abbiamo sempre appoggiata la difesa comune se basata sulla linea del risparmio. Ricordiamo però che la difesa comune deve avere anche una politica estera comune e in questo momento l'Unione Europea non ha una politica estera comune. Ci sono i 27 stati che hanno una politica, ognuno la propria politica estera e l'Europa non riesce a fare fronte comune nemmeno per quello che riguarda le grandi sfide geopolitiche, quindi sia la questione palestinese, israeliano-palestinese, sia la questione ucraina. Ecco, finora abbiamo parlato soprattutto della questione dell'Ucraina, anche perché appunto è alle porte dell'Europa, qualcuno già dice è in Europa. Alzer, lei è presidente della comunità palestinese in Veneto, non è solo candidato, quindi le chiedo se mi può dare la sua interpretazione di quello che sta accadendo in Palestina. Hamas avrebbe detto di sì all'intesa sulla tregua con Israele che frena. Tra l'altro Israele sta frenando, le prime dichiarazioni sono state fatte dal ministro dell'economia israeliano che si trova a Roma. È solo un trucco, andiamo avanti con l'azione a Rafah. Cosa sta succedendo in Palestina?
a zero. No, devo correggere l'informazione che non è proprio precisa. Sì, Hamas ha accettato la mediazione dei paesi che stavano mediando fra tutte e due le parti. Quello che sta rifiutando non è l'Israele, ma il governo israeliano. Netanyahu e i suoi ministri di estrema destra, religiosa, messianica, di stampo nazifascista praticamente, lo dico perché lo dicono i fatti e lo dicono la loro dichiarazione. Non è l'Israele, perché l'Israele sta nelle piazze, sta manifestando contro questa decisione di allungare la vita della guerra e dunque la vita politica di Netanyahu. Non è l'Israele contro la guerra. La Palestina e il popolo di Israele sono a favore della fine della guerra e la fine della carriera politica di Netanyahu. Ahimè, e quello resiste e ha molti amici potenti in alto. Quanto in alto? Dunque, quanto in alto, Alzer? Fino alla Casa Bianca e fino a Bruxelles, lì dove vorrei che andassimo per ribaltare anche quello che diceva l'onorevole poco fa, che onestamente in 7 mesi di manifestazioni, con decine di manifestazioni in tutti i villaggi, le città più disperate del Veneto e d'intorno, abbiamo avuto contatti con centinaia di migliaia di veneti che hanno espresso la loro voglia per la pace. Mi fa piacere che la 5 Stelle hanno messo la parola pace nel simbolo. Dell'onorevole non mi sono accorto, in verità non l'ho mai vista nelle piazze. Mi fa piacere questa conversione sulla, a parte che io sto in Italia da 40 anni, onestamente non ho mai visto, e ho lavorato in Parlamento e ho fatto anche diversi discorsi e diversi interventi prima ancora che scoppiasse la guerra in Palestina. Grazie. Se lei va a leggere il giornale, il giornale, c'è un articolo del giornale che mi dà dell'antisemita, proprio perché io avevo espresso all'interno del Parlamento, avevo denunciato lo stato di apartheid. E io non posso essere chiamato né antisemita né filo Putin, perché sarebbe veramente due eresie. Comunque non è personale la cosa, purtroppo in questo paese da 40 anni non ho mai visto cioè, non è per ignoranza mia che non mi sto accorgendo qua in studio che è più del centro-destra e che è più del centro-sinistra, e questo è il male scuro dell'Italia. Non è che l'Italia è entrata nella NATO solo con la Meloni per essere difesa alla NATO e con una visione di uno che vuole fare il soldatino perdente nell'esercito di Biden a combattere per lui in Ucraina e in Africa. L'Italia era grande quando sono arrivato e l'Italia sempre ha avuto opposizione e maggioranza. Ha partecipato a tutte le guerre della NATO, perché il governo, a prescindere dal suo colore, l'ha fatto, ma nel paese c'era sempre un'Italia che manifestava, protestava. Il Parlamento era diviso a metà. Adesso 98% a favore della Meloni mi sembra una cosa poco onorevole. Secondo me questo che è il male dell'Italia e dell'Europa. È essere tutti subini a favore di vedere che è più servizievole con Biden e obbedente ai suoi comandi. Claudio questo Borgia. È il male dell'Italia. Ricordate che questo paese di Enrico Mattei, questo paese di persone che non hanno detto abbiamo perso la guerra e dunque possiamo essere solo servitori dell'America e della NATO. Questo paese ha avuto martiri che hanno combattuto per questo paese, per la sua indipendenza, autonomia dentro la NATO, non armando l'Italia. Allora, ma avendo una politica autonoma di pace nel Mediterraneo e attorno al Mediterraneo. Chiarissimo. Borgia, ci ha raggiunto Borgia, presidente dei Fratelli d'Italia per la provincia di Treviso. Senta, Borgia, Khaled Alzer, che tra l'altro è anche presidente della comunità palestinese in Veneto, dice che il governo Meloni di fatto è supino sulle posizioni dell'America, sulle posizioni della NATO, non ha una linea propria. Guardi, intanto ci tengo a sottolineare che noi facciamo sempre e solo gli interessi dell'Italia, per cui in questo primo anno e mezzo abbiamo dimostrato non solo in Europa ma nel mondo che cerchiamo di portare avanti non le strategie di qualcun altro, di qualche altro paese, ma di dare la nostra visione del mondo, la visione italiana, e difendiamo e cerchiamo di difendere il buon nome dell'Italia. Supino non è
sicuramente un termine non solo come dire, che noi rinneghiamo, ma che si addice a Giorgia Meloni, perché non è mai stata politicamente supina nessuno, e chi lo dice si qualifica da solo. Detto, e lo dice tra l'altro uno che è stato nei campi profughi in Palestina da ragazzo, per cui noi abbiamo sempre sostenuto fin dai tempi della militanza giovanile due popoli, due stati, e potete andare a guardare, a ricontrollare, insomma, lo dice uno appunto che insomma conosce bene quel territorio, perché oltre ad averlo vissuto per un breve periodo l'ho anche studiato e so di cosa sto parlando. Ma senta, mi rendo conto che purtroppo c'è un conflitto che ormai dura da parecchi decenni. Mi metto nei panni di chi sta subendo un'invasione, e mi metto anche nei panni di chi ha subito degli atti terroristici, per cui purtroppo quella è una polveriera. È ovvio che si arriva sempre tardi, che la diplomazia con la D maiuscola dovrebbe servire a risolvere quel problema e quei problemi in Medio Oriente, e io mi auspico che prima o poi ci possano essere due stati liberi, sovrani, che abbiano piena dignità e possano addirittura confrontarsi, perché credo che lo stesso Arafat e Shimon Peres avrebbero voluto questo. Mortandello. Ma stavo esattamente andando sul punto, nel senso che noi non siamo nella NATO perché ci piace, lo siamo perché abbiamo perso la Seconda Guerra Mondiale, cioè non abbiamo scelta. Noi ci siamo dentro perché dobbiamo, e sarebbe impossibile uscirne. Dopodiché che i Fratelli d'Italia ci sia stato un cambio di rotta nei rapporti con gli Stati Uniti fa capire che se vuoi stare tranquillo a governare in Italia, determinati compromessi li devi raggiungere. Perché ricordiamoci cosa è successo quando Berlusconi, il governo Berlusconi, ha tentato delle vie alternative. Tempo, notte e giorno sono successe determinate cose, non per difendere Berlusconi, ma per descrivere la realtà che caratterizza il nostro paese. Poi, rispetto alla questione palestinese e israeliana, il principale alleato di Netanyahu è Hamas, perché gli estremismi, vediamo, generano mostri. In tal senso, tutti i processi di pace che hanno visto l'Europa, quella seria, l'Italia, quella seria protagonista, con l'OLP, con Arafat, con Shimon Peres, di fatto si sono tradotti in un potenziamento degli estremismi che hanno portato all'uccisione di Shimon Peres e a far crollare tutto quello che si stava costruendo per due popoli e due stati, che è la cosa giusta. Voglio anche però fare un accenno storico. Velocissimo, però. Negli anni 30, quando qualcuno combatteva contro il nazifascismo, il Gran Mufti di Gerusalemme era alleato di Hitler. Quindi contestualizziamo le cose nel periodo in cui parliamo, perché qua santi non ce ne sono, e adesso servirebbe un'Europa per riportare gli estremismi a casa loro. Netanyahu assolutamente inadatto, e quando smetterà di governare chissà cosa gli succederà, e Hamas non sono in grado di procedere per un processo di pace, come invece riuscirono a fare Arafat e Shimon Peres, due popoli e due stati. Ecco, due popoli, due stati, Alzer, ma se ne parla da sempre, ma è un'ipotesi sul tavolo? Cioè prima o poi arriveremo a questa soluzione? Allora, solo per dovere di cronaca, va bene, capisco che la politica estera non è all'ordine del giorno in Italia, perciò ignorare pezzi è normale. Il martire della pace israeliano si chiama Yitzhak Rabin, non è Peres. Comunque, Rabin e Arafat sono due martiri. Sì, ma si figuri. Hanno pagato con la vita la loro tentativo di realizzare finalmente la pace nella Palestina storica, con l'idea di due popoli, due stati, che è un'idea vecchia del 47, quando l'Europa costruì e aiutò la nascita di uno stato ebraico, per problemi europei, per pulirsi la coscienza dopo la scoperta dell'Olocausto.
sulla terra della Palestina. Noi abbiamo lottato da quei tempi lì per poter avere anche noi il diritto a vivere a casa nostra. E sono arrivati da casa vostra, direi quasi. Netanyahu viene dalla Polonia e pensa che in terra di Palestina deve costruirsi lo Stato di Israele. Abbiamo tentato 30 anni di trattative con l'Israele e purtroppo al momento non siamo riusciti. Quindi lei non la vede, Al-Zehra non la vede come una soluzione a breve termine, mi pare di capire, e forse nemmeno nel medio-lungo termine. No, la soluzione sarebbe uno Stato libero, democratico e laico, dove vivano dentro ebrei, musulmani, cristiani di qualunque provenienza geografica e di qualunque credo religioso. Gerusalemme deve essere la capitale del mondo, la capitale dell'ONU, la sede naturale dell'ONU, dove ci sono l'ONU dei popoli, non l'ONU degli Stati Uniti d'America, con i suoi maquillage chiamati diritto internazionale, che a qualcuno viene applicato e a qualcuno no. Questa sarebbe la soluzione ideale. Popolo di Stati, 30 anni non avete fatto niente come europei, dell'amico lì che è perdente, quello che ha perso la guerra contro l'America nel 44. Guarda che l'Italia ha avuto statisti. Non abbiamo fatto niente. L'Italia, quando aveva degli statisti, aveva una politica autonoma, malgrado essere nella NATO. Ricordo Craxi, Andreotti, persone anche di destra e di sinistra. Effettivamente concordo con credo che il rappresentante dei Fratelli d'Italia. Effettivamente. Anche la destra era un'altra destra. Adesso destra e sinistra sono uguali. Io non ho detto subina la Meloni o il governo italiano, per carità, per amor del cielo. E il governo italiano ha perso la guerra nel 45, dunque subino per definizione, a quanto sto capendo. Parlo dell'opposizione. Allora, della guerra, che è subino davanti a Biden fra maggioranza e opposizione. E questo è il male scuro dell'Italia. Bisogna che l'Italia vera, quella dell'articolo 11, quella veramente della pace, scenda di nuovo in politica e ribalta tutto questo, ribalta anche in Europa la visione di essere il soldatino che ha perso la seconda prego guerra di essere mondiale. Un po' più breve, la stiamo prego di per essere perdere un po' più la breve. Terza guerra mondiale, finitela con questa storia di essere subini agli Stati Uniti d'America e dei loro interessi. L'Europa è un grande continente e deve avere la sua politica estera autonoma, come l'ha avuta fino a qualche annetto fa. Parlo della prima e della seconda la guerra prego, mondiale. Al-Zehra. Allora, il tema è questo, noi qui stiamo parlando di riarmo, di aumento delle spese militari, allo stesso tempo però sappiamo che la coperta è sempre molto molto corta e lo dimostra anche per certi versi il bonus 100 euro, da qualcuno denominato anche bonus Befana, messo in campo dal governo e annunciato dalla Premier il primo maggio scorso. L'opposizione è andata all'attacco, dice bonus 100 euro, questa è una mancia elettorale, è così Pignedoli? Assomiglia decisamente molto, anche perché voglio dire, se vogliamo dare ai lavoratori qualcosa, diamogli per esempio il salario minimo. In questo modo forse chi lavora riesce ad arrivare a fine mese, perché quello che è assolutamente vergognoso è che ci sono persone che lavorano e non riescono ad arrivare a fine mese. Quindi se lo stipendio è decente non c'è bisogno del bonus preelettorale per riuscire a fare la spesa. E Borgia, è una mancetta elettorale, chiaramente quella della Meloni, l'opposizione è andata all'attacco, dice ma perché annunciare a maggio un provvedimento che scatterà a gennaio 2025 e riguarderà, dice l'opposizione, una platea di 1 milione di persone? Beh, intanto credo che sia una platea comunque importante e non è... come dire, non è che lo inventa Giorgia Meloni, ma è prassi anticipare sempre le scelte di governo e soprattutto l'introduzione di nuove agevolazioni, perché ricordo che se non ce ne siamo resi conto c'è una crisi globale e io che sto in mezzo alla gente come tantissimi altri militanti politici e soprattutto amministratori locali sanno benissimo che 100 euro in tasca ai cittadini fanno comodo soprattutto in questo momento di congiuntura economica direi difficile, complicata,
Per cui se qualcuno la può prendere come o come dire pensa che sia una mancia elettorale, va bene, lo pensi pure, dopodiché noi cerchiamo di trovare soluzioni e soprattutto di migliorare la qualità di vita dei cittadini, e passa anche attraverso queste azioni, come tante altre azioni abbiamo fatto, ricordo, nel primo anno e mezzo di governo, perché è ovvio che tutti vorrebbero avere la bacchetta magica, però purtroppo noi abbiamo una visione da qui a 10 anni di governo e sappiamo tutti che le cose si cambiano non in un anno e mezzo, in 2 anni, in 3 anni, ma con una visione a lungo termine. Poi, se poi vogliamo tornare a discutere del salario minimo, ricorderei a tutti, e la mia interlocutrice lo sa benissimo, che in Italia vige qualcosa di ancora più forte del salario minimo, si chiama contrattazione collettiva. Qualcuno se la dovrebbe prendere con quei sindacati che hanno firmato degli accordi a 5 euro. Questo è il problema, sono i sindacati che non fanno il loro lavoro, che invece di difendere i lavoratori, purtroppo a volte difendono invece chi sta dall'altra parte. Quindi abbiamo uno strumento democratico che ci invidia tutta Europa, tant'è che la Germania ne ha fatto tesoro, che è la contrattazione collettiva. E vi assicuro, è più forte del salario minimo. Quindi lei dice, insomma, se i salari il concertone del primo maggio, invece di fare il concertone del primo maggio e sbraitare sul palco, che si mettano a lavorare per i lavoratori veramente, invece di continuare ad aumentare i loro lauti stipendi che i lavoratori non prenderanno neanche nei prossimi 10 anni di lavoro. Il suo è un attacco molto forte al sindacato. Vedo Pignedoli che sorride. Ma è stata citata la Germania, ma la Germania ha il salario minimo. Praticamente tutti i paesi d'Europa hanno il salario minimo. Se per lei i sindacati sono questo male assoluto, perché voi come governo non introducete il salario minimo? L'ha detto lei, non l'ho detto io. Ha detto che la colpa è tutta dei sindacati. Se ci sono delle persone, devono fare il loro lavoro. Chi ha firmato, vabbè, comunque, mi perdoni, va bene, europarlamentare, che sta in mezzo alla gente, chi ha firmato a 5 euro i salari dei lavoratori, le contrattazioni collettive, chi le ha firmate? Lei, chi le ha firmate? Non sto dicendo questo, se lei sostiene che i sindacati abbiano la responsabilità dei contratti a 5 euro, perché non interviene il governo ad aiutare i poveri lavoratori e dargli un salario minimo, come c'è in tutti i paesi d'Europa? Andrea, non vedo quale sia il problema. Perché gli strumenti normativi esistono e la contrattazione collettiva è più forte se viene utilizzata in modo corretto. Ma visto che di non un viene salario utilizzata in modo corretto, guardi, io sono molto aperto. Vogliamo discutere anche del salario minimo? Si è discusso in Parlamento, purtroppo, e vige la democrazia, c'è una visione del centrodestra che è differente rispetto al salario minimo, che ci sono e sono state messe in campo delle azioni differenti. Quando tornerete a governare, perché ricordo a tutti, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, che avete governato negli ultimi 5 anni, e allora chiedo a voi che siete, come dire, degli scienziati, perché non avete fatto il salario minimo? Borgia, glielo fermi un attimo subito, posso spiegare giusto un secondo? Non abbiamo fatto il salario minimo, noi l'avevamo proposto, ma eravamo al governo col PD e il PD non lo voleva, punto. Ah certo, allora complimenti, avete fatto delle scelte di alleanza che hanno portato a risultati zero, ma l'ha detto lei questo, giusto? Andretta. Non ho detto risultati zero. Andretta. Borgia. Io penso che questa che il bonus 100 euro, bonus Befana, chiamato anche così, sia una prima azione di una politica di governo che sta attuando verso appunto l'inclusione e sta cercando in qualche modo di rimettere in tasca i soldi alle nostre famiglie. Chiaro è che, come si dicevano poco fa, e ci siamo trovati in una situazione di difficoltà.
piuttosto che magari difendere il salario minimo, come stava dicendo adesso l'onorevole Pignedoli, abbiamo magari portato a casa, anzi hanno portato a casa, che qui non sbagliamo, magari il reddito di cittadinanza o il bonus 110, che ha fatto, abbiamo ricordato prima, mancare negli introiti delle casse dello Stato italiano solo il bonus 40 miliardi l'anno. Quindi io credo che la politica di inclusione verso le famiglie stia partendo dal governo italiano e sia nostro compito portarlo anche in Europa, perché è inutile che continuiamo magari a invidiare altri paesi nord europei perché magari hanno servizi di sostegno alle famiglie nel caso di maternità, il famoso tema della conciliazione dei tempi di lavoro e di conciliazione tra i tempi di lavoro e i tempi della famiglia, e continuiamo a invidiarli senza fare una politica europea in tal senso. Secondo me l'Europa anche in questo dovrebbe investire, quindi il bonus 100 euro è una prima azione e secondo me è già un segnale verso le famiglie per rimettere i soldi in tasca alle famiglie. Poi su tutto il resto secondo me l'Europa dovrebbe incidere e magari qui ci si può effettivamente anche fregiare di quelle che le esperienze che noi abbiamo avuto nel territorio, perché io ricordo da sindaco quanto è stato, passatemi il termine, difficile gestire un reddito di cittadinanza, perché chi meglio del comune, i miei colleghi lo sanno, può conoscere le situazioni reali delle famiglie. Il reddito di cittadinanza invece non veniva gestito direttamente dai comuni e quindi poi però noi ci siamo trovati a dover fare i controlli di chi lo percepiva nella maniera errata e abbiamo scoperto un vaso di Pandora. Allora io dico, non possiamo fare queste manovre dove nelle politiche di welfare il comune, che è l'ente più vicino al territorio, può e ha la conoscenza del territorio gestirlo nel migliore dei modi, facciamo delle politiche allargate che abbiano una visione e dall'Europa all'Italia e poi deleghiamo i comuni su questo tema, iniziamo a magari a trattare il tema chiamando anche i sindaci e gli amministratori locali nei tavoli. Quante volte sono stati chiamati, se non solo nei casi di gestione dei problemi o delle rogne? Ma sentite, ma davvero il super bonus è stato il male assoluto? Perché all'epoca, mi ricordo da cronista, insomma, venne accolto positivamente un po' da tutti. Adesso è diventato il male assoluto. È così, Mortandello? Tanto mi scuso perché ho citato Peres al posto di Rabin, giusta l'osservazione. Il male assoluto per l'Italia sono i bonus all'italiana e vi spiego il perché. Renzi ha dato gli 80 euro, massacrato da destra e a manca. I 5 Stelle con i vari alleati di turno non dovevano allearsi con nessuno, Lega, PD, hanno reso uno strumento positivissimo come il reddito di cittadinanza, l'hanno trasformato in reddito da divano dove tutto è sfuggito dal controllo dello Stato. Adesso tocca alla Meloni, che ovviamente punta ai 100 euro, ma il vero dramma sono i bonus e il non controllo di strumenti che potrebbero essere utili ma che vengono lasciati per non si sa quale motivo alla mercé di come andranno le cose. Ma con una coperta che è corta, cosa si può fare? Lei, allora, è anche amministratore. Cosa bisogna fare? Il grande sogno, e che sarebbe quello che realmente va fatto, è che un italiano che lavora, che ha un reddito, possa arrivare a fine mese, possa pagarsi le sue spese, possa risparmiare e possa vivere senza bisogno di ricorrere a un bonus per comprarsi un monopattino o per determinate cose. E se anche ci sono degli incentivi, io preferisco chiamarli incentivi e non bonus, che ci sia uno Stato serio che controlla, perché il reddito di cittadinanza, che è utile a tantissime persone, è stato uno strumento abusato che ha dato ancora più linfa vitale alla malavita, semplicemente perché lo Stato, come da buona tradizione italiana, decide di non fare lo Stato e di non andare a fondo, salvo poi fare l'articoletto sul giornale che è stato scoperto, tizio che l'ha preso impropriamente, ma quante decine di migliaia di persone hanno dichiarato cose non vere. E questo non è successo solo nel reddito di cittadinanza, ma è successo anche nel bonus 110%, che ha messo in ginocchio un'economia e delle imprese sane per una bolla speculativa che genererà mostri da un punto di vista alla fine di debito pubblico. E senta, Alzer, non so se l'ha sentito Borgia, l'attacco di Borgia ai sindacati, le parti sociali in Italia non fanno abbastanza? Va bene, uno che evidentemente l'ignoranza che segnalavo poco fa, ma chi ignora poi basta che lo sa e impara.
Non è solo sulla politica estera, ma pare che anche su cose banali, tipo che i sindacati confederali abbiano firmato contratti per 5 euro. Le lascio la querela a chi la dovrebbe fare questa cosa qua. Sì, certo, ci sono i contratti a 5 euro, ma non è che accusare i sindacati nel senso generale di questa... Una settimana fa ha dichiarato di aver firmato... La CGIL ha firmato... Se si può informare, mi fa la cortesia. Sì, sì. Alle persone, io ho sempre molta educazione, per lei e soprattutto per il suo popolo. Ma il mio popolo è quello italiano, che forse non gli piace questo, ma è dato di fatto. Comunque, no, mi piace moltissimo, vedo la bandiera palestinese dietro, per cui glielo dicevo sinceramente. Sì, ma io le dico anche che ho qua quelle di Lampi, perciò non si spaventi tanto, insieme alla bandiera palestinese. No, allora, a parte questi, guardi che il fatto di la mancia elettorale non è un'invenzione Milone, diciamo la verità, insomma, fu inventata da Renzi prima, e dunque queste piccolezze fatte per non avere una politica seria, sociale, di ridistribuzione delle ricchezze. Vedere la destra sociale o chi sarebbe dovuto venire destra sociale attaccare il reddito di cittadinanza, il salario minimo o addirittura il salario universale, vuol dire che effettivamente né la destra né la sinistra sono quelli di una volta. Io uso bene la lingua italiana quando dico ignoranza. Fortunatamente io ignoro moltissime cose, Non è offensivo, ignoro un fatto e poi vengo a sapere qual è il fatto. La bandiera palestinese perché la Palestina sta massacrata sotto genocidio da più di 7 mesi, e io devo far risaltare questo. Sono candidato italiano al Parlamento europeo di pace, terra e dignità, per dare dignità al popolo italiano, ai popoli europei e ai popoli vicino ai popoli europei. Siamo vicini di casa. Se non realizziamo una pace fra di noi, non un contratto come quello di Leni, Eni di Enrico Mattei, che va in Israele a dicembre a firmare un pre-contratto con Israele. Una volta bonificata Gaza, il gas del mare di Gaza è italiano, sarà sfruttato dagli italiani. Sarete chiamati tutti sotto accusa di ricettazione, come il governo italiano sarà chiamato a partecipare praticamente a essere complici di un genocidio. Queste denunce le abbiamo già fatte partire. L'Eni di Enrico Matteo, del martire italiano dell'autonomia energetica, e la dico come ingegnere elettronico energetico di questo paese, che ha pagato con la sua vita una visione strategica da statista per l'Italia, è ridotta a quella di Meloni, che va lì ad aspettare che Israele faccia il genocidio e conceda all'Eni di portare gas rubato dal mare di Gaza. Borgia. È una vergogna, di destra e di sinistra, Guardi, non cioè, sinceramente, entrare in una polemica che tutti ci rendiamo conto essere spicciola, è veramente, come dire, disarmante, anche perché l'ho spiegato prima la visione della politica estera di Giorgia Meloni, di quello che pensa in quel territorio. Noi difendiamo gli interessi nazionali, lo abbiamo sempre fatto. Non chiediamo permesso proprio a nessuno, cerchiamo di tutelare i nostri cittadini, di far crescere soprattutto la nostra economia, e soprattutto cerchiamo di far valere i nostri ideali, i nostri valori, i nostri principi, come fanno e dovrebbero fare tutti i popoli. Dopodiché, l'ho detto all'inizio, mi rendo conto che insomma, siamo in una situazione difficile, pertanto qualcuno potrebbe, come dire, essere un attimo accecato da una guerra che speriamo tutti possa finire al più presto. Detto questo, però, i temi sociali sono al centro del dibattito politico italiano, e li abbiamo rimessi noi al centro, e sappiamo tutti quello che stiamo cercando di fare. Sono delle azioni che abbiamo messo in campo in quest'ultimo anno, e quindi lei dice, come ho detto prima, cercheremo di continuare a lavorare su questo tema, sui servizi dopodiché, sociali e quant'altro. Sinceramente, prendere gratuitamente dell'ignorante in diretta televisiva, cosa le devo dire? Potrei rispondere, ma non, insomma, capisco il disagio che c'è, quindi insomma non mi ci metto anch'io.
Devo dire però che quello che ho detto è esattamente quello che è stato dichiarato da un leader sindacale non meno di una settimana fa in una trasmissione RAI. Per cui sicuramente io ignoro tante cose, sa, non siamo nati tutti, come dire, come si dice... Non, ecco, non soffermiamoci, vediamo, sul termine ignorare, ecco, lasciamo l'etimologia da parte, concentriamoci sui temi dell'attualità. Senta, Andretta, il tema è questo però. Definire le politiche sempre poco serie. È vero che magari 100 euro possono sembrare pochi, come sono sembrate... Lordi. Tutto quel che vogliamo. L'idea è che una politica deve iniziare dalle piccole azioni, e quando le piccole azioni sicuramente vanno a favore delle famiglie significa che abbiamo un governo che ne sta prendendo in considerazione. Purtroppo stiamo sempre parlando delle stesse cose. Anch'io da sindaco avrei voluto mettere magari il bonus bebè per aiutare le famiglie a incentivare la natalità, ma non ho mai potuto farlo. Ho potuto dare un riconoscimento, la carta d'identità ai nuovi nati e poco altro, proprio per dare perché, un segnale. Ecco, la coperta è corta, no? Lo diciamo tutti, lo diciamo sempre. E allora, da un lato abbiamo questo bonus 100 euro, bene o male, insomma il dibattito è aperto, ognuno trarrà le proprie conseguenze, però la coperta è corta e ce lo diciamo. Dall'altro lato però, mercoledì, e qui torniamo al tema della puntata, con ogni probabilità Stoltenberg chiederà alla Premier Meloni di insomma rispettare i patti, quindi di aumentare le spese militari e di arrivare perlomeno a questo 2% di PIL. Come diceva anche Alzer, i dati sono quelli che girano, oggi erano pubblicati anche sul Messaggero, sul Gazzettino, attualmente si spendono circa 28 miliardi di euro all'anno, portando al 2% del PIL arriviamo a 39 miliardi di euro, quindi c'è una differenza di 11 miliardi di euro. E Borgia, come lo risolviamo questo nodo? Non ci sono i soldi, o comunque ce ne sono pochi, per gli interventi sociali, però si devono trovare i soldi per le spese militari. C'è anche un'intervista molto ampia del ministro Crosetto sul Gazzettino. Insomma, come la risolviamo? C'è proprio un nodo operativo, concreto, tecnico. Giorgio Meloni farà e prenderà delle decisioni in merito anche a questa scelta, se sarà congeniale, se sarà... importante, soprattutto se sarà necessaria agli italiani e all'Italia. Per cui, come dicevo prima, dispiace essere un disco rotto, ma Giorgia Meloni prende spunto e soprattutto prende delle decisioni in base agli interessi degli italiani. Per cui, se questo, dopodiché ricordo purtroppo che ci dobbiamo in qualche modo difendere, che c'è una sicurezza nazionale da tutelare, perché non è, l'Italia ad oggi non ha avuto, grazie a Dio, nessun atto terroristico da parte di fondamentalisti, però in tutto il resto d'Europa c'è stato. Purtroppo in una condizione in cui c'è un'escalation di violenza, di guerre e di terrorismo, l'Italia in qualche modo si deve tutelare, perché tutti siamo a favore della pace, ma nel momento in cui poi c'è una situazione difficile come questa dobbiamo prendere delle precauzioni, e se le precauzioni passano per aumentare il settore della sicurezza, il settore militare, si fa il necessario, ma questo sempre solo a tutela dei cittadini, perché il giorno che, spero mai arrivi, succeda una cosa, un atto terroristico o un problema di questa natura, non ci dobbiamo far trovare impreparati. È ovvio che tutti insieme auspichiamo che questo non avvenga mai, mai. E Pignedoli? Dobbiamo ricordare che il governo Meloni in Europa ha contrattato, diciamo così, un nuovo accordo sull'austerity in cui le spese militari sono escluse. Sono escluse le spese militari, però per esempio non sono escluse le spese per la sanità, per la cultura, per la scuola, non sono escluse le spese per gli investimenti verdi e per la digitalizzazione, solo quelle militari. Quindi ci dovranno essere tagli per i cittadini, per i servizi ai cittadini, perché bisogna puntare tutto sulle armi. Questo mi sembra veramente vergognoso. Quello di cui hanno bisogno i cittadini italiani sono la sanità, che ormai è in grossissima difficoltà proprio perché non ci sono gli investimenti, ha bisogno delle scuole, che cadono a pezzi in alcune zone, anche del Veneto dove sono andata ci sono scuole che cadono a pezzi, e ha bisogno di più cultura, anche di cultura di pace. Senta,
Brevissimo, Borgia, me lo prometta. No, guardi, io ho fatto l'assessore alla scuola, sto sul territorio, non so lei in quale Veneto è andato, ma le scuole che cadono a pezzi in Veneto mi sembra veramente, come dire, non dico un'eresia, Verona. Ma cosa ci siamo? Aspetti, Verona. Anche perché, anche, ma come per ora, anche perché gli amministratori locali del Veneto, le ricordo, sono tra i più virtuosi e hanno fatto un sacco di domande, tra l'altro sono beneficiari di richieste di contributi PNRR proprio per l'efficientamento delle scuole, per cui anche su questo. Dopodiché do un ultimo dato. Verona, poi veramente... adesso non ricordo l'istituto, però sono andata l'altro dato. Giorno, qual è un istituto che cadeva a pezzi. Più in sanità? Il governo Meloni, basta guardare i dati, lei si informa, riguarda, è stato ben più. Non è vero, perché la percentuale, colpire è più bassa. Chi ha investito sta sbagliando. Il governo Meloni. Poi le ricordo non che... è vero. La percentuale colpile è la più bassa in assoluto, gli investimenti in sanità si calcolano sulla percentuale colpile ed è il più basso in assoluto, comunque basta chiederlo ai cittadini se riescono a curarsi, basta chiedere a loro quali sono le liste d'attesa, cioè, non c'è problema. In Italia, che è la seconda, le ricordo, migliore sanità del mondo, i cittadini non si possono curare, ma per capire, lei abita a Bruxelles, abita a Strasburgo, ogni tanto viene in Italia. Allora, e qui però mi rivolgo a Cristina Andretta, perché Flavio Tosi anche nelle ultime settimane è tornato ad attaccare per esempio Luca Zaia proprio sulla sanità, dicendo sulla sanità la regione del Veneto fa troppo poco, quindi qui c'è anche un tema all'interno del centrodestra. Quindi qui magari ha più ragione la Pignedoli? Ma allora, secondo me non c'è una ragione in assoluto. Allora, c'è una ragione che in questo momento c'è una sanità e quindi pubblica che è in difficoltà, che secondo me sta pagando anni di poche decisioni o di poche decisioni magari, passatemi il termine, decise, di decisioni forti. Possiamo ancora dire che siamo fortunati? Sì, lo possiamo ancora dire, perché nella media siamo sicuramente, abbiamo una sanità che funziona. Possiamo dire che però probabilmente stiamo aspettando troppo e stiamo andando, stiamo scalando le posizioni verso il basso, perché abbiamo bisogno di prendere delle decisioni vere. Dobbiamo iniziare a investire, dobbiamo tagliare sicuramente le liste d'attesa, perché in questo momento il servizio è in estrema difficoltà. Quale sia in questo momento l'idea? Io credo che è quello che manchi anche ai cittadini. Abbiamo tante idee poco confuse, ma non stiamo dicendo, secondo me, ai cittadini la verità, perché nessuno riesce a spiegarsi queste lunghe code e liste d'attesa. Tanti pochi si stanno spiegando perché devono rivolgersi ai privati e non più al pubblico. Non si riesce a capire quali ci sono i servizi. E allora qual è la verità? Io non la so la verità, come non so come possiamo rispondere e risolvere il problema dell'economia, dove possiamo trovare gli 11 miliardi. Non credo di essere una tuttologa, non credo di essere una persona che possa conoscere tutto. Io so e abbiamo un'idea, sicuramente quella di mettere mano alla sanità e di trattare anche questo tema a livello europeo. Quindi anche il mercato del lavoro, diciamo così, il mercato delle professioni, regolamentarlo a livello europeo. Che non ci siano delle disparità anche economiche enormi tra operatori sanitari. Di fatto stiamo vivendo in un momento in cui, ad esempio, i nostri ragazzi, i nostri giovani devono andare, molti si rivolgono all'estero perché non riescono a trovare. Per esempio, i nostri ricercatori vanno all'estero perché l'estero, per esempio, in altri paesi si investe molto più in ricerca. Possibile che noi non possiamo magari aumentare i nostri strumenti che per esempio abbiamo, l'Erasmus Plus, certo. Lo stiamo utilizzando, aumentare magari i fondi in questo e quindi magari riuscire a investire più in ricerca, e questi ragazzi che per noi sono, perché poi ricordiamoci che gli italiani sono visti all'estero come veramente delle grandissime persone, anche intelligenti, con una cultura incredibile, quindi in Italia l'istruzione sta funzionando, ma probabilmente non stiamo investendo anche sul dopo. Anche l'apertura adesso delle università a numero chiuso di medicina, è arrivato un provvedimento
in questo momento, per fortuna, grazie appunto al nostro governo di centrodestra, ma è arrivato un po' tardi, doveva essere fatto un po' prima. Erano anni che stavamo parlando della mancanza dei medici e alla fine stiamo facendo un provvedimento adesso e i risultati arriveranno fra un po'. Quindi le piccole azioni sono sempre quelle che magari vengono criticate, parliamo di politiche poco serie, magari di vergogna perché stiamo parlando di 100 euro. Bene, da qualche parte bisogna anche partire, chi ha fatto l'amministratore lo sa, è vero che bisogna sognare in grande, ma per sognare in grande bisogna partire dalle piccole azioni. Medici sempre più in fuga, nel 2024 potrebbero andarsene 20.000 specialisti, insomma erano un po' i titoli sulla stampa di ieri, l'apertura tra l'altro anche del Corriere della Sera. C'è un tema di mercato del lavoro che è grande come una casa, Mortandello, poi vado da Alzer. Due spunti. Beh, intanto non è solo Giorgia Giorgina a fare gli interessi dell'Italia e degli italiani, ma c'è anche Riccardo, Luca, Franco, migliaia di amministratori. Cioè sto mantra che ci sia una persona solo che fa gli interessi dell'Italia, gli altri fanno gli interessi non so di chi. Stiamo facendo tutti gli interessi dell'Italia con percorsi diversi. Perché dico questo? Perché quando si rappresenta uno Stato dove il rapporto debito-PIL è del 137,3%, quando la media europea è del 90%, viene un po' da sorridere, perché io sono preoccupatissimo, c'è un combinato disposto che sta avvenendo e che avverrà nei prossimi mesi di cui nessuno parla. Aumento delle spese militari perché te lo chiedono gli alleati e perché è previsto dalle regole che abbiamo sottoscritto. C'è un patto di stabilità appena votato in Europa, di cui nessuno parla, che metterà veramente a rischio il nostro stato sociale, perché noi dovremo avere nei prossimi mesi, purtroppo se non si interviene con intelligenza, una politica di austerity. Torneremo, perché il PNRR è finito. Perché dico questo? Perché lo stato sociale sarà la prima cosa che viene tagliata, perché anche in questo caso noi viviamo in un paese dove lo Stato rinuncia a fare lo Stato. Quando non abbiamo regole chiare che i soldi pubblici devono servire a finanziare la sanità pubblica e non la sanità privata, quando permettiamo a dei professionisti di lavorare un po' nel pubblico con un piedino per farsi i clienti e poi farsi pagare nel privato, rinunciamo a tutelare gli interessi dell'Italia e degli italiani. Quindi, cosa serve? Serve una grande riforma che vada a tagliare quelle zone morte di spesa pubblica che esistono in Italia. Negli anni 80 si parlava di grande riforma. Io mi auguro che il governo Meloni abbia il coraggio, ne dubito fortemente, di andare a toccare tutti quei nuclei dei poteri consolidati a partire dal regionalismo previsto 70 anni fa, 20 regioni in Italia oggi sono anacronistiche, bisognerebbe ragionare con 6 macro regioni, ma vi faccio una domanda, quindi certi privilegi, chi è che li toglie ad esempio a determinate regioni a statuto speciale? L'autonomia, quindi lei dice, è antieconomica? No, l'autonomia se fatta bene sarebbe la panacea di tanti mali, peccato che chi invoca l'autonomia sia più concentrato a spendere 1 miliardo di euro per il ponte sullo stretto di Messina e non è certo uno che viene da Canicattì, piuttosto che riformare realmente lo Stato e non correre dietro agli 80 euro, ai 100 euro, alla social card, a tutti sti palliativi che servono solo per raccattare voti alle elezioni di turno, in questo caso le elezioni europee, e il giorno dopo dire ma l'Europa che ce lo impone. Pubblicità, poi ripartiamo dal zero. Andretta, Mortandello, Pignedoli, Borgia, Alzer, sono rimasti tutti, siamo alle battute conclusive, i temi sono tanti. Alzer, senta, andiamo verso l'Europa dell'austerity? Sì, perfetto. Sentito poco fa qualcuno spaventato del debito italiano al 144%, 140%, no, mi sa che ormai è sceso. Sì, è sceso, perché questa roba era 2022. Dunque, effettivamente adesso è magari sceso. Le ricordo che il debito americano è il 123, se non mi sbaglio, qualcosa del genere. Comunque il debito, il rapporto debito-PIL del Nord America è il più alto al mondo. Quello del Giappone è attorno al 257%. Cioè,
della Francia 110-112%, è solo la Germania e cosiddette frugali che hanno attorno al 60-65%. Dunque, non lo so, cioè, non bisogna essere proprio accettare tutto, sembra tutto parte da questa maledetta sconfitta della seconda guerra mondiale. No, io a me piacciono gli italiani che vincenti, gli italiani che vedono il ruolo dell'Italia e veramente difendono la nazione e la patria Italia, italiani che hanno sacrificato anche le loro vite, dico appunto, non parlo dei partigiani di cui per me sono il simbolo di questo paese e di questa Repubblica costruita con i loro sacrifici, ma anche appunto cito sempre Enrico Mattei, ma anche Aldo Moro e altrissimi personaggi. Questa è per me l'Italia. E l'Italia di oggi, ahimè, è un po' più piccola di quella che era. E questi discorsi qua non l'avrei sentiti 20 anni fa, 30 anni fa, perché c'erano altri tipi di altra tipo di politica e altri politici. Facciamo un ultimo giro. Alzer, in questa ora e mezza, ha continuato a battere sul fatto che, mi corregga se sbaglio Alzer, insomma, destra e sinistra insomma si fondono, quasi si confondono sui temi, perlomeno quelli più importanti. È proprio così, Pignedoli? Beh, direi proprio di no, nel senso con la questione della guerra non mi sembra, con reddito di cittadinanza e il salario minimo non mi sembra, come abbiamo visto prima, insomma, e direi nemmeno l'austerity, perché per quello che riguarda l'austerity, per esempio, appunto, il governo Meloni non è riuscito a negoziare un vero e proprio accordo, ha dovuto subire l'accordo degli altri paesi, è un accordo talmente vergognoso che anche i parlamentari della destra che sono nel governo della Meloni, gli europarlamentari non si sono attentati vicino alle elezioni a votare a favore di questo tipo d'accordo e quindi hanno deciso di astenersi. Il Movimento 5 Stelle invece ha votato contro questo tipo di austerity che è appunto, come ricordo, toglie le spese militari dall'austerità, però ci mette quelle sanitarie e tutte le altre e quindi taglia i cittadini. Borgia, senta, ma Meloni alla fine, che su questa campagna elettorale per le europee ci ha messo la faccia a Pescara la scorsa settimana, ha detto chiamatemi Giorgia, chi appoggerà alla fine? Andrà con Ursula von der Leyen? Cioè, quale sarà la collocazione di Fratelli d'Italia, del partito di maggioranza italiano in Europa? Guardi, allora intanto Giorgia Meloni, oltre a essere la premier di questa nazione, è anche la presidente europea dei conservatori ed è quello il nostro gruppo di appartenenza in Europa, quella dei conservatori. Ricordo invece che la von der Leyen invece fa parte del Partito Popolare Europeo e ad oggi governa insieme ai socialisti. Quello che dice Giorgia Meloni, quello che spero tutto il centrodestra italiano si auspica è quello di avere per la prima volta un governo di centrodestra, quindi con i conservatori, i popolari e quelle frange di destra e di centrodestra che vogliono starci, penso anche per esempio ai liberali, per cercare di governare l'Europa con una prospettiva di centrodestra che come dire, portiamo avanti ormai da 30 anni in Italia e negli ultimi anni in molti altri paesi d'Europa, quindi la visione di un centrodestra unito, perché il centrodestra ha visioni, programmi, idee differenti e soprattutto dal centrosinistra e quindi dalla sinistra, ma soprattutto ha delle ricette di buon governo di centrodestra. Quindi l'obiettivo di Giorgia Meloni è quello di portare i conservatori, i popolari e ovviamente chi ci sta ad un governo di centrodestra. Quindi parafrasandola, Borgia, quindi ci deve stare anche la von der Leyen. Il Partito Popolare, perché non è che si fanno le alleanze con le persone o con i leader, si fanno
con le forze di governo. Dopodiché bisognerà capire chi potrà rappresentare al meglio questo nuovo, come dire, questo nuovo gruppo, questo insieme di gruppi. Mentre Tajani, Andretta, sulla von der Leyen è stato più chiaro, quindi certo, insomma, aprendo Forza anche Italia. Un eventuale bis con i socialisti. Allora, Forza Italia è un partito che sta all'interno della maggioranza nel Partito Popolare Europeo, è da noi rappresentato, il nostro capolista è appunto il ministro degli esteri, che in qualità di politica estera credo abbia un'esperienza molto importante e pluriennale, e lo sta dimostrando anche a fianco appunto di questo governo, e quindi sicuramente il voto utile per contare di più in Europa, quindi il nostro infatti diciamo con noi al centro dell'Europa, è proprio quello di stare con il Partito Popolare Europeo e quindi di stare in maggioranza. Anche se questa maggioranza è con il Partito Socialista. Nella maggioranza le cose si possono cambiare e fare. Quindi l'importante è stare nella stanza dei bottoni. No, non è importante stare nella stanza dei bottoni. È importante stare nella stanza dei bottoni quando nella stanza dei bottoni, insomma, ci si può stare con delle persone ragionevoli. Pignedoli, condivide questa impostazione? Perché voi siete stati nella stanza dei bottoni, insomma, all'inizio avevate sorpreso un po' tutti con la proposta von der Leyen. No, noi avevamo votato von der Leyen appunto per la questione del suo programma Green, che era assolutamente perfetto rispetto a quello che erano il programma, quello che era il programma del Movimento 5 Stelle. Devo dire che di buono la von der Leyen aveva anche rotto il patto di stabilità facendo debito comune per la prima volta in Europa, e questo le va riconosciuto. Poi da lì in poi c'è stato un po' il declino, tutto lo scandalo della questione Pfizer, le marce indietro sulla politica green e sulla questione appunto della militarizzazione. Per questo voi vi tenete le mani libere, mentre Mortandello, voi come Siamo Europei che cosa farete? Le chiedo proprio 10 secondi che poi 10 secondi. Esiste una personalità italiana che può rilanciare l'Europa, che in Italia abbiamo liquidato in maniera irresponsabile, che si chiama Mario Draghi. Può essere un'ipotesi sul tavolo? Vi chiedo velocissimamente, sì o no, telegrafici. Borgia. Guardi, dipenderà dalle alleanze che verranno fatte. Non credo che oggi venga preso in considerazione perché ci stanno facendo ragionamenti diversi. Però, guardi, io non sono nella testa dei leader e quindi non so se questa è una strada percorribile. Non la vedo entusiasta. Alzer, 10 secondi anche per lei. Siamo stati Mario in Draghi. Di governo Draghi, quindi sì, non posso essere in Europa. Alzer, 10 secondi. Sì. Draghi, potrebbe essere. Von der Leyen, tutta la destra che, o sinistra, che come vi piace chiamarla, secondo me bisogna cambiare totalmente l'impostazione dell'Unione Europea. Dovrebbe tornare a essere l'Europa dei popoli e dunque fare politica di interesse europeo. Quindi Draghi non lo vede compatibile, Pignedoli? Nella maniera più assoluta. No, anch'io non vedo una prospettiva con Draghi. Andretta. Io faccio la mia parte e faccio fare agli altri la loro parte. Quindi. Andretta lascia aperte tutte le strade. Io che faccio la mia Bruxelles. Parte e non mi espongo su quelle cose dove non allora. Un minuto davvero e poi vi do l'esito del sondaggio, a fra pochissimo. Sono quasi le 23, questo l'esito del nostro sondaggio di questa sera. Venti di guerra, giusto aumentare le spese militari? Sì per il 22,2%, no per il 77,8%. Quindi la stragrande maggioranza di chi ha partecipato al sondaggio, e oggi sono state davvero migliaia le telefonate, vi ringrazio come sempre, insomma, dice questo. Giusto il tempo di salutare i miei ospiti. Grazie Khaled Alzer, eccolo. Grazie. Qua, presidente della comunità palestinese in Veneto e candidato all'Europarlamento con la lista Pace Terra Dignità, la lista di Santoro. Grazie al Movimento 5 Stelle con Sabrina Pignedoli, europarlamentare uscente, capolista a nord-est del Movimento 5 Stelle, appunto Claudio
Borgia, grazie. Che lascio la sua serata elettorale. Borgia, lei si sta occupando di comuni nella Marca, ci sarebbe tanto sì. da dire, ma lo faremo nei prossimi giorni, ci attendono settimane lunghe, lunghissime, insomma ci sarà modo di parlarne. Grazie quindi a tutti e tre, grazie a Riccardo Mortandello della lista Siamo Europei, Azione Liberali Socialisti, dico bene? Grazie. Perfetto. Grazie. E grazie a Cristina Andretta, già sindaco di Vedelago e candidata con Forza Italia, appunto, per l'Europarlamento. Grazie a tutti voi. Io vi ricordo la notizia di apertura di questo ring. Ci siamo collegati due volte con il nostro Nicola Marcato a Jesolo per la morte di Roberto Basso, questo uomo poco più che sessantenne, trovato cadavere in un magazzino attiguo alla sua abitazione situata nella zona di Jesolo Paese. Siamo in via Antiche Mura. Sul posto, allertati dai familiari, sono giunti i carabinieri nel nucleo investigativo di Venezia e della compagnia di San Donà di Piave, che abbiamo visto all'opera proprio grazie alle immagini e al racconto del nostro Nicola Marcato. Sul posto è arrivato il sostituto procuratore di turno Giovanni Zorzi. Sulle cause del decesso nessuno si è sbilanciato, però insomma tanti gli elementi che porterebbero appunto a un delitto. Le modalità del ritrovamento del cadavere, le sue condizioni possono essere anche ricondotte a una morte violenta. Le indagini in questa prima fase, lo vedete, si sono concentrate soprattutto sul terrazzino, su questa scala, ma insomma il cadavere, mi aggiorna sempre Marcato, è stato trasportato lì fuori dell'abitazione poco dopo le 22, quindi un'ora fa, per intenderci. Sarà disposta chiaramente un'autopsia, c'è un fascicolo aperto, parliamo di un uomo che viveva da solo dopo la morte della madre, una persona che tutti appunto descrivono come estremamente tranquilla, titolare di una tabaccheria al Lido di Jesolo, e aveva anche una compartecipazione economica in un albergo. Tra le ipotesi appunto il tentativo di rapina, la rapina finita male. Tutto davvero anche per questa edizione di Ring. Saluto e ringrazio dalla regia Tony Esposito e Simone Merlo. Grazie davvero, buonanotte.